Buongiorno, buon sabato 1 ottobre, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine regionali, iniziamo dal quotidiano Il Centro, questa è la prima dell'edizione di Pescara, telefonini alla guida, via alle multe, il titolo di apertura da lunedì, andiamo a vedere. Riapriamo il giornale, da lunedì polizia locale in moto per bloccare e chiuse il cellulare in automobile e dunque questa l'apertura. Nelle cronache, sempre in Pescara, dopo l'arresto licenziato il vigile urbano assenteista. Il comune ha provveduto a licenziare Pasquale Solari, il maresciallo della municipale accusato di assenteismo ed arrestato il 19 luglio scorso e la procura intanto ha chiuso l'inchiesta, l'accusa è quella di truffa. E poi lo studio, troppi rumori, pescaresi sordi già a 35 anni. Ancora in Montesilvano, cittadini allarmati, perdita d'acqua, si teme il crollo di un palazzo. E poi troviamo un'altra notizia di cronaca che però arriva dalle cronache di Chieti, sparatoria, profugo e vigile feriti. Immigrato aggredisce i carabinieri, fermato a colpi di pistola a Fossa Cesia. A centropagina la fotonotizia, festa per i 50 anni dell'associazione, domani sentieri aperti nelle oasi del WWF in Abruzzo, la prima è stata quella sul lago di Burano, poi sono arrivate le altre, oggi le oasi WWF in Italia sono 50 e ogni anno accolgono 500.000 visitatori, in Abruzzo ce ne sono 5 alle quali il giornale dedica 3 pagine all'interno. Domani, in occasione dei 50 anni dell'associazione, sarà possibile visitarle e partecipare alle attività. Andiamo a vedere anche i richiami dal nazionale. Aveva 90 anni, morto Caprotti, il patron dell'Esselunga, e poi trafugati nel 2002 due Van Gogh da 100 milioni in casa del boss. Erano stati rubati i quadri al museo di Amsterdam e sono stati recuperati a Castellammare di Stabia. Erano in casa del boss Raffaele Imperiale. Scendiamo adesso nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo è firmato questa mattina da Dino Venturoni, asili nido aperti fino a sera, si può fare. La notizia arriva da Giulianova con un prolungamento dell'orario degli asili nido per favorire i genitori che lavorano. Andiamo nel taglio alto e troviamo in questo caso lo sport di Serie A con il Pescara, ore 18 oggi allo stadio Adriatico Cornacchia la partita contro il Chievo, Pescara vuole i 3 punti, i primi sarebbero i primi conquistati sul campo dal Pescara, Manai alla Lapadula per l'assalto al Chievo e poi festa alla Pineta, Olimpiadi al mare per centinaia di alunni. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, cambiamo edizione, questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto, sparatoria, profugo e vigili feriti, abbiamo visto già questa notizia in precedenza, Fossa Cesia, immigrato, aggredisce i carabinieri, viene fermato a colpi di pistola. Nelle cronache, protezione civile, terremoto, scelte le aree di sfollamento, dalle cronache di Chieti, mentre in Vasto, vigili condannati a restituire 61.000 euro per la Multopoli a San Salvo e poi c'è la vertenza di Poggiofiorito nello stabilimento Carraro, sciopero dei lavoratori, aderisce tutta la fabbrica. Ancora a Lanciano, multato 80 volte nella ZTL, professionista residente dovrà pagare 8.000 euro di multe. Nel taglio alto invece la sanità, policlinico, malati in barella nei corridoi di clinica medica. Ancora disagi e proteste all'ospedale di Chieti e per le banche Carichieti, i sindacati tirano la volata ad Ubi. Andiamo avanti, questa è la prima dell'edizione di Teramo, va a Gabrielli l'area ex Villeroi, questa è la notizia con cui apre l'edizione teramana, il gruppo marchigiano unico offerente nell'asta da oltre 5 milioni di euro.
Nelle cronache, aiuto al rifugiato Sekou accolto in una famiglia teramana. E poi Viviani e Rasicci dalle cronache di Alba, patto elettorale tra i capi del PD e della destra. Ritroviamo ancora le due notizie che abbiamo visto in precedenza a centropagina, cioè la sparatoria a Fossacesia e le oasi del WWF aperte per la ricorrenza dei 50 anni dell'associazione. Nel taglio alto invece è sempre lo sport, ma in questo caso si parla di Lega Pro e del Teramo, che oggi gioca col Sud Tirol inseguendo la prima vittoria in trasferta dopo la prima vittoria in casa ottenuta contro il Fano nella passata giornata di campionato. E ancora il basket di Serie A2, Roseto verso Verona con l'incognita Robert Fulz. Andiamo adesso a vedere la prima pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona. Per il giudice Bertolaso è innocente, l'apertura ovviamente dedicata al processo Grandi Rischi Bis. Cade l'accusa di omicidio colposo e dunque viene assolto l'ex capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso per i fatti relativi al sisma del 2009. Nelle cronache, sempre all'Aquila, Favorile Ditte Cialente ora è imputato. E ancora in Avezzano, gli infermieri non siamo degli imboscati. Questo è il caso che arriva ancora dalla sanità. In Sulmona invece la battaglia, il tribunale da salvare, ci sarà un tavolo a Roma. Andiamo nel taglio alto e troviamo la notte dei ricercatori che riaccende le luci nel centro storico di L'Aquila, che diventa capitale della scienza. E ancora la festa, gli alpini tornano per un raduno di 3 giorni. E adesso andiamo avanti con la lettura delle prime pagine regionali, però passiamo al quotidiano Il Messaggero. L'apertura è dedicata ancora una volta alla Grandi Rischi. Rischi ignorati, assolto Bertolaso. Sisma, il Tribunale dell'Aquila dice l'ex capo della Protezione Civile non ha commesso il fatto. I parenti delle vittime commentano non c'è giustizia e lui ribadisce spero di riconquistare la fiducia della città. Questo quanto accaduto ieri pomeriggio alla lettura del dispositivo di sentenza per quanto riguarda il processo Grandi Rischi Bis, che sostanzialmente, ve lo ricordo, si giocava su quella riunione tenutasi all'Aquila poco prima del terremoto, organizzata proprio dalla Protezione Civile con i massimi esperti di sismologia e di Grandi Rischi in Italia, riunione che secondo l'accusa sarebbe stata organizzata per tranquillizzare la popolazione, per cercare di tenere a bada le polemiche che si erano sollevate in quei giorni per lo sciame sismico che stava aumentando in città. Tra l'altro c'è anche al centro di tutto, c'era una intercettazione telefonica tra Bertolaso e Daniela Stati, allora assessore alla Protezione Civile regionale, in cui si diceva sostanzialmente che quella sarebbe stata un'operazione mediatica. Comunque il Tribunale ha stabilito che il fatto non sussiste e dunque Bertolaso è stato assolto da ogni accusa. Ancora parliamo di ricostruzione, sempre sul Messaggero. Cialente, potrò chiarire tutto, carte alla mano, il mio avvocato ha ritenuto di non fare nulla, se avessi potuto le carte. Se avessi portato le carte, forse la famosa vicenda del SAL si sarebbe chiarita. Così il sindaco Cialente sulla richiesta di rinvio a giudizio per quest'altra inchiesta sulla ricostruzione. A centropagina la fotonotizia, i carabinieri sparano al folle della Jihad, immigrato armato con 3 coltelli e una finta cintura esplosiva, ha tentato di aggredire i carabinieri a Fossacesia che per fermarlo hanno dovuto sparargli alle gambe, ferito al collo anche il comandante della polizia municipale, fortunatamente nessuno è grave, dunque migrante armato ferito, colpito un maggiore della municipale. E poi a Pesca e
giocando al videopoker, il comune licenzia il vigile assenteista. Applicata la sanzione più severa a Pescara, l'avvocato dell'ormai ex vigile ha annunciato ricorso. Questo per quanto riguarda la vicenda di Pasquale Solari, arrestato lo scorso 20 di luglio con l'accusa di assenteismo. La procura ha formalizzato l'accusa di truffa. Andiamo adesso nel taglio basso, a Teramo 1000 mamme vanno in procura, scuole sicure. Il comitato spontaneo dei genitori ha presentato ieri mattina l'esposto alla procura di Teramo e dunque continua questa battaglia. La camerata musicale si farà grazie al fisco, è la notizia che troviamo di spalla. L'edizione a Sulmona inizierà il 23 ottobre, possibile con i fondi del 2 per 1000 donati dai sostenitori. E nel taglio alto il rimpasto di giunta a Pescara, Civitarese dice sì al sindaco, in uscita almeno 3 assessori. La Lega Pro, Teramo nella tana del Sud Tirol per continuare a risalire la classifica. Il calcio di Serie A, il Pescara in casa con il Chievo questo pomeriggio, insegue la prima vittoria sul campo in campionato. Adesso andiamo avanti con la lettura dei giornali regionali e vediamo l'ultima prima pagina, quella della Città, quotidiano della provincia di Teramo. Si indaga sul ragazzo morto nel sonno, il titolo di apertura. Il giorno dopo il funerale la magistratura ha aperto un fascicolo sul 19enne stroncato da un infarto. E poi a centropagina l'Oasi alla Villeroi, Teramo, il gruppo Gabrielli si aggiudica all'asta il lotto principale. Sotto questa fotonotizia, scuole sicure, consegnato l'esposto, il comitato delle mamme raggiunge in extremis quota 916 firme. Andiamo nel taglio alto, verso il ricorso al TAR, concorsone della ASL, la UIL raduna tutti gli esclusi. E poi di spalla Giulianova, il caldaista assassino, ha chiesto lo sconto. E ad Alba Adriatica il bimbo resta da solo alla Bambinopoli. A Colle d'Ara, intimidazione al benzinaio, la pista è locale. E nel taglio basso a Grasciano si lavora la nuova fabbrica delle cucine. E poi c'è un intervento di Stefano Cianciotta: Teramo ha perso identità, non attrae talenti e non produce innovazione. Torniamo nel taglio alto per vedere anche notizia di sport che riguarda il Teramo, che è a caccia del primo successo esterno alle 14.30 a Bolzano, la partita col Sud Tirol. Questo per quanto riguarda le prime regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, iniziando dal Corriere della Sera. Nuovi assessori, 5 Stelle divisi. Si torna ovviamente a parlare di quanto sta accadendo alla Giunta Raggi a Roma. Al bilancio il fedelissimo Mazzillo, alle partecipate Colomban che si candidò per Zaia. Raggi completa la squadra e c'è un ex Partito Democratico, IPM, contratti truccati per Muraro, che continua insomma ad essere un po' nell'occhio del ciclone. E poi la guerra in Siria, la gioia e un tuffo nel cratere della bomba, i sogni invincibili, tra parentesi, dei bambini di Aleppo. E nel taglio basso i supermercati e le sfide, addio a Caprotti, il fondatore e patron dell'Esselunga. Andiamo sulla Repubblica. Raggi fa le nomine ma è lite, assessori, il capo del suo staff, l'industriale veneto amico di Casaleggio, riesplode intanto il caso Muraro, sfida Renzi Zagrebeschi sul referendum, Franceschini patto sull'Italicum, il PD si unisca per il sì. E poi c'è una simpatica vignetta di Altan: dobbiamo osare, invece che sullo stretto lo faremo sul largo, il ponte, con questa vignetta che ovviamente ritrae il premier Renzi. E poi c'è una notizia importante di economia: la paura di Deutsche Bank fa tremare l'Europa, Francoforte dice è solo speculazione sulla banca, possiamo dire la prima banca europea e la principale banca tedesca. Andiamo avanti, andiamo sulla Stampa adesso e ritroviamo ancora la notizia che riguarda la Deutsche Bank. Fuggono i fondi e la borsa trema, il titolo in un giorno passa dal meno 9% al più 6%, le voci di un'intesa con gli Stati Uniti, Wall Street troppo grande per fallire, davvero un timore importante questo che riguarda la Deutsche Bank. E ancora una notizia curiosa in questa fotografia: gli Stati Uniti liberano la rete, oggi finisce il ruolo di supervisore del Dipartimento del Commercio.
Andiamo a vedere quest'altra notizia dall'Italia. Bimbi migranti, bagni separati in una scuola privata di Cagliari. Arriva il dietrofront dopo le proteste. Il Sole 24 Ore ovviamente non poteva che aprire con la notizia di Deutsche Bank che scuote le borse. La banca prima crolla, poi risale e trascina a rialzo i listini per le voci di accordo sulla multa negli Stati Uniti. Giornata in altalena sulle piazze finanziarie europee. Francoforte chiude con un più 1%, Milano con uno più 0,38%, Wall Street più 0,9%. E un'altra notizia di economia, dopo sette mesi torna l'inflazione Istat più 0,1% a settembre, ripresa legata alla frenata della caduta dei beni energetici e dunque tornano a crescere i prezzi al consumo. Andiamo ancora avanti sul Messaggero, invece si punta l'attenzione su Roma, il quotidiano romano, le nomine spaccano il Movimento 5 Stelle, il sindaco sceglie al bilancio il fedelissimo Mazzillo, che è un ex del Partito Democratico, e Colombam, uomo di Casaleggio. Tensione anche per Muraro indagata, IPM consulenza pagata per un incarico inesistente. A centropagina, i due Van Gogh rubati al museo erano a casa del boss camorrista, i capolavori trafugati ad Amsterdam nel 2002 valgono 100 milioni di euro. E la Deutsche Bank che scuote i mercati, allarme della Merkel, il titolo crolla e poi risale per le voci di un accordo con gli Stati Uniti sulla multa, rebus salvataggio di Stato. Andiamo sul Tempo. La Raggi sul tetto che scotta, parafrasando un vecchio film, per il caos in Campidoglio, il sindaco sceglie i due assessori mancanti, confronto segreto con il capo della segreteria, la mia ora d'aria sul tetto del Campidoglio. 5 Stelle allo sbando, ma l'alternativa non si vede, scrive Gianmarco Chiocci sul Tempo. Di spalla troviamo una notizia che riguarda anche la nostra regione, grandi rischi bis, assolto Bertolaso che dice fatta giustizia, così l'ex capo della protezione civile. E poi nel taglio alto il dossier con le 92 famiglie criminali del Lazio, a Latina e Frosinone i clan più pericolosi. Il Fatto Quotidiano, Virginia Raggi intervista la sindaca di Roma sui primi tre mesi di fuoco, scelti due di noi per non tornare a Mafia Capitale. Dopo molti tentativi a vuoto tra tecnici fuori dal Movimento 5 Stelle, nominati nuovi assessori a bilancio e partecipate, così la Raggi sul Fatto Quotidiano. E poi di nuovo l'attacco del giornale al governo sul referendum, lo spot del sì, tanto mulino bianco senza mai nominare il referendum. Intanto c'è stato il duello tra Renzi e Zagrebelsky con il premier che si è rimangiato, scrive il giornale, i gufi e i parrucconi. Nel taglio alto, Alfano Junior, la Corte dei Conti indaga sul contratto imposte, favori e nomine, il fratello del ministro segnalato dall'ex AD Sarmi. Andiamo sul Manifesto, il mostro di Berlino è il titolo, il colosso tedesco Deutsche Bank vicino al crack fa crollare le borse, nell'austero regno di Angela Merkel si affaccia l'aiuto pubblico impedito al resto d'Europa per frenare il disastro a catena, gli Stati Uniti pronti a tagliare la mega multa per le speculazioni sui mutui spazzatura. E poi i funerali dell'ex presidente israeliano Shimon Peres, Obama elogia Peres e condanna Bibi. Andiamo sull'Unità, svolta 5 Stelle, indagati e riciclati. Dopo 100 giorni la Raggi alla Giunta, Casaleggio impone Colomban al bilancio, un ex PD e UDC, quadro di malaffare intorno a Muraro, doppia indagine, ma lei dice vado avanti serena. Così il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico che ripropone la foto che abbiamo visto in precedenza della Raggi sul tetto, dallo streaming alla fuga sul tetto è il titolo.
Lì però Roma non ce la fa, la grande schifezza, anche qui si fa la parafrasi di un titolo di un film che è La grande bellezza, che parla proprio di Roma. La nuova sindaca ha sprecato 3 mesi per formare la giunta e non ha ancora combinato nulla. La città ha più di 10 miliardi di passivo e neppure un euro da investire per risolvere i suoi problemi. Il fallimento è garantito, dice il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Andiamo invece sulla Verità, quotidiano invece diretto da Maurizio Belpietro, siamo nell'area di centrodestra, colloquio riservato, Verdini falsi i bilanci dello Stato, l'uomo che tiene in piedi il governo, ex consulente particolare di Berlusconi, facciamo debito e come stampare moneta, Matteo, ovviamente Renzi, non ha il genio di Berlusconi però imbroglia di più, so con degli imbecilli ma ci prenderemo il paese, questo sarebbe il colloquio riservato con Verdini. Andiamo sull'Avvenire, vendono i permessi e poi alzano i muri, una notizia diversa troviamo in apertura del giornale che riguarda la consultazione di domani sulle quote dei richiedenti asilo in Ungheria. L'Ungheria va al voto contro l'Unione Europea e i profughi. E poi a centropagina la fotonotizia con il viaggio in Georgia del Papa, il mondo ha sete di pace e misericordia. Il Mattino, Raggi sceglie un ex PD, lite nel Movimento 5 Stelle, il titolo di apertura, e poi ritroviamo anche i Van Gogh a casa del re della cocaina a Castellammare di Stabia, ritrovati i dipinti trafugati ad Amsterdam, e poi i killer uccidono tra i bambini, questo accade nel napoletano. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, Roma, Raggi rifà la squadra, il titolo di apertura scelto dal quotidiano pugliese. Andiamo sul Gazzettino, Deutsche Bank fa tremare l'Europa, per quanto riguarda il quotidiano del Nord-Est, che poi ricorda io che ti favo Zaia, ora farò l'assessore nella giunta Raggi. Si tratta di Colomban, che abbiamo visto in precedenza, l'imprenditore veneto che farà parte della giunta romana. Adesso, prima di passare al meteo, andiamo a vedere rapidamente anche le prime pagine dello sport nazionale. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, Moratti e Inter, quasi quasi torno. Il Suning, la nuova proprietà cinese dell'Inter, ha chiesto più volte all'ex presidente di riprendere la guida della società. Lui, un onore e un privilegio, mi manca il sentimento dei tifosi, e dunque porta aperta al ritorno in primo piano di Moratti all'Inter. E poi il mercato di gennaio, Darmian è a un passo. Intanto nella sfida contro la Roma, De Ber cambierà 7/11 della squadra KO in Europa League. Sotto la testata, Colossal Juve, la signora stile Hollywood, l'Apo ora la quarta stella. Ha presentato il film sui bianconeri al cinema dal 10 al 12 di ottobre. Poi c'è una notizia che riguarda il Napoli, Ferlaino, l'ex presidente dei due scudetti partenopei, bravo Aurelio De Laurentiis, Sarri è l'oro di questo Napoli. Per il Milan, i 50 anni di UEA, tifosi tristi, forza Milan, tirati su, così l'ex bandiera del Milan. E poi il ciclismo nel taglio basso, Aru all'attacco del Lombardia. Il sardo, il percorso mi piace, ci sono 8 salite da brivido, da Como a Bergamo. Andiamo sul Corriere dello Sport. Sarri batte Allegri, il Napoli ha segnato più della Juve nonostante Higuain, ecco perché, ovviamente, nelle pagine interne del giornale. Nel taglio alto, Moratti, se tornassi presidente, il Suning mi ha chiesto di occuparmi dell'Inter e lui ci sta pensando. E poi ancora la tu per tu di Walter Veltroni con l'arbitro Rosetti, i grandi campioni mi hanno aiutato, così il fischietto. E poi una notizia che riguarda ovviamente anche il Pescara, Lazio a Udine col tridente, Pescara esame a Chievo per quanto riguarda gli anticipi di Serie A. Tutto Sport, la Juve, il film Le battaglie di Tutto Sport, si torna sul film che sarà nelle sale dal 10 al 12 di ottobre, docufilm sui bianconeri, una dirigenza da cambiare per tornare a vincere con un Agnelli alla guida, il pronunciamento di Palazzi sui prescritti dell'Inter, questo è un po' il sunto.
Nel taglio alto, Boyer colpi alla Van Basten, Balbo sull'argentino del Toro, a qualcosa di Marco, 2 anni fa notai subito le sue qualità. E poi Moratti, Inter, Moratti presidente, mi vuole il Suning, De Ber duro con la squadra, se cado io cadiamo tutti. Insomma, cerca di scuotere l'ambiente dopo la sconfitta in Europa League. Adesso, come annunciato, passiamo al meteo con il collegamento con Luca Mennella, il nostro meteorologo di meteo.net. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Il tempo nel weekend a te. Per quanto riguarda la giornata odierna, trascorrerà ancora, diciamo, piuttosto stabile. La mattinata risulterà soleggiata, però nel corso del pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità alta e stratificata a partire da ovest, ovvero dalle regioni occidentali. In serata le prime piogge potranno interessare tutto l'Aquilano e le zone interne montuose, per poi nel corso della mattinata di domani a poter interessare anche in maniera sporadica e variabile le regioni costiere. Nel corso del pomeriggio di domani comunque sia la situazione tenderà nuovamente a migliorare e il tempo di nuovo a stabilizzarsi. Cosa ci puoi dire delle temperature, Luca? Come saranno? Per quanto riguarda le temperature del weekend, risulteranno ancora stabili sui valori che stiamo, diciamo, vivendo in questi giorni. Tuttavia, nel corso dell'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo peggioramento a carattere freddo che farà abbassare di molto le temperature. Tuttavia, data la distanza temporale, abbiamo bisogno di ulteriori conferme nel corso dei prossimi giorni. Ci puoi dare, anche se lo chiede un meteorologo e la domanda è sempre così mal vista, ci puoi dare anche un outlook su quello che accadrà nella prossima settimana? È chiaro, le previsioni vanno fatte a stretto giro, però ti chiedo questo piccolo sforzo. Guarda, ovviamente con l'affidabilità che hanno le previsioni a lungo termine, per quanto riguarda quello che ci mostrano adesso i principali modelli matematici, dobbiamo aspettarci tempo piuttosto brutto e freddo con forti venti dai quadranti settentrionali. Ok, grazie a Luca Mennella per essere stato con noi questa mattina e averci raccontato, insomma, quali saranno le condizioni meteo nella nostra regione. Nel frattempo avete visto il sito di meteo.net, possiamo tornarlo a vedere con la regia di Gianni D'Areo, sito ovviamente su cui potete trovare tutte le informazioni aggiornate per quanto riguarda le condizioni meteo nella nostra regione e non solo. Grazie a Luca Mennella ancora una volta, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Buona giornata a tutti voi, arrivederci. Andiamo avanti con la rassegna. Prima di fermarci per il break pubblicitario, facciamo gli auguri a tutte coloro che si chiamano Teresa, perché oggi la Chiesa celebra Santa Teresa di Lisieux, oggi 1 ottobre. Tra l'altro è la protettrice dei malati di AIDS, santa vissuta nella fine del 1800. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ci fermiamo per il break pubblicitario, ma poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Subito una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA e riguarda un'operazione dei NAS, dei carabinieri del NAS Abruzzo, attività di 2 strutture commerciali sospese nelle province di Chieti e L'Aquila e sequestro di oltre 6 tonnellate di alimenti pronti per la vendita nell'ambito dei controlli che i carabinieri del NAS coordinati dal maggiore Domenico Candelli hanno svolto nei principali supermercati e nelle aziende produttrici di conserve alimentari della regione. In un caso nel Chietino è stata sospesa l'attività di un deposito di generi alimentari a servizio di un discount sul pavimento. Tappeti di blatte morte e sciami di mosche vive che hanno indotto i militari a sottoporre a vincolo tutti gli alimenti e le attrezzature. Nel magazzino circa 200 metri quadri erano stoccati circa 5 tonnellate di alimenti che sarebbero stati commercializzati a breve. Nell'Aquilano invece i carabinieri hanno sequestrato un intero supermercato in un comune della Piana del Fucino i cui locali erano invasi da escrementi di topi, carcassi di insetti e blatte vive, oltre che strutturalmente fatiscenti. Sempre in provincia di Chieti i militari hanno sequestrato circa 50 kg di alimenti tra conserve alimentari e prodotti da forno, poiché carenti delle informazioni utili alla
tracciabilità. Nel complesso sono state elevate sanzioni per 20.000 euro. Andiamo avanti e torniamo alla lettura dei giornali. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Folle della Jihad, sfiorata la strage. La strage ghanese, armato di 3 coltelli e una finta cintura esplosiva, si scaglia contro i carabinieri che cercano di neutralizzarlo. I militari costretti a sparargli alle gambe. Il 28enne ferito, colpito anche il comandante della polizia municipale. Laudadio, racconta proprio il maggiore della municipale di Fossacesia, sono vivo per miracolo. E allora andiamo a vedere insieme il servizio. Indossava arrotolati a mo' di cinta attorno alla vita dei vestiti imbottiti di riso. Aveva con sé 3 coltelli e una pietra e camminava per strada nei pressi della stazione ferroviaria di Fossacesia, inveendo e agitando le armi in pugno. Così degli automobilisti che transitavano in via Donato Jezzi lo hanno visto e segnalato al 112. I carabinieri hanno dovuto sparare per fermare un immigrato ghanese, Yauta Bir Isaac, di 28 anni, ospite del camping Sangro a Torino di Sangro. L'uomo è rimasto ferito da 2 colpi di pistola esplosi da un militare della compagnia di Ortona, intervenuto per calmare l'africano che aveva dato in escandescenza. L'episodio è avvenuto intorno alle 9:20 del mattino. L'extracomunitario è raggiunto da pochi giorni al centro immigrati senza dare alcun tipo di problemi, spiega il comandante provinciale del Carabinieri, il colonnello Luciano Calabrò, ai cronisti giunti sul posto. Questa mattina, invece, dopo aver litigato con un altro ospite, il ghanese aveva iniziato a dare segni di squilibrio e, armato, ha poi raggiunto l'area della stazione ferroviaria. Intervenuti i carabinieri, l'immigrato ha opposto resistenza e con sassi e coltelli ha danneggiato 3 auto dei militari, rompendo i finestrini e mandando in frantumi parabrezza. Divenuto sempre più pericoloso, i carabinieri sono stati costretti a fermarlo sparando i 2 colpi di pistola che lo hanno colpito alla gamba destra. Il ghanese è ricoverato all'ospedale di Lanciano, ma non corre pericolo di vita. Durante le operazioni è rimasto ferito di striscio ad una spalla il comandante della polizia municipale di Fossacesia, Fiorenzo Laudaddio, intervenuto per garantire la sicurezza intorno alla stazione ferroviaria. Laudaddio è curato dai sanitari del pronto soccorso del Renzetti. Le sue condizioni di salute sono normali e non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Fossacesia, Torino di Sangro e San Vito Chietino, della compagnia di Ortona e del comando provinciale di Chieti, oltre ai sanitari del 118. Sgomento tra residenti e pendolari. Non era mai successo niente del genere prima d'ora. Alcuni immigrati passano a piedi in gruppo tutte le mattine davanti alla stazione per andare a lavorare nei campi. Salutano in italiano, raccontano, ma un fatto simile non era mai accaduto. Desta preoccupazione quella cintura imbottita, anche se solo di riso, indossata attorno alla vita, ma, precisa il colonnello Calabrò, prima di andare via dalla scena del crimine, non c'è nessun riferimento alla Jihad. Andiamo avanti con la cronaca, sempre dalla pagina Abruzzo del Messaggero, notizia che abbiamo già visto sul Mattino di Napoli. Via dalla casa lavoro a Vasto, ucciso tra la folla a Napoli, la vittima è Salvatore Corrado di 37 anni, si indaga su una vendetta dei casalesi. Non è rientrato nella casa lavoro di Vasto dopo una licenza, l'uomo ammazzato in un agguato di camorra avvenuto ieri pomeriggio a Miano, quartiere della periferia nord di Napoli. Andiamo adesso invece sulla città per vedere la pagina Abruzzo, che parla della grandi rischi bis. Assolto Guido Bertolaso dall'accusa di omicidio colposo. La procura aveva chiesto 3 anni di carcere per l'operazione mediatica di rassicurazione prima della scossa di terremoto. Per il giudice non fu lui il responsabile dei morti e dei feriti causati dal sisma delle 3:32 in Abruzzo. L'ex capo della protezione civile dunque scagionato con formula piena dalle accuse per il terremoto di L'Aquila. Andiamo a vedere insieme il servizio. Repubblica Italiana del Popolo Italiano, il Tribunale dell'Aquila, visto l'articolo 530, secondo comma, codice di procedura penale, assolve Bertolaso Guido dal reato aveva scritto per non aver commesso il fatto. Motivazione: entro 90 giorni. L'udienza è tolta. Grazie.
sbrigative e secche, come il ruolo impone, le parole del giudice greco del Tribunale dell'Aquila nel pronunciare la sentenza del processo Grandi Rischi Bis con imputato Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Bertolaso era accusato di lesioni e omicidio colposo per aver organizzato la riunione della Commissione Grandi Rischi il 31 marzo del 2009 come operazione mediatica per tranquillizzare i cittadini aquilani che tremavano da svariati mesi per lo sciame sismico in atto. È veramente allucinante perché abbiamo discusso in maniera anche civile, tutti, ma questa sentenza, al di là del fatto di quello che aspettavamo noi altri, ed era giusto, sia chiaro, perché gliel'abbiamo cantate in tutte e provate, non poteva meritarsi il 530 numero 2, cioè il vecchio insufficienza di prove. Siamo, cioè, per terra. La giustizia sta a zero in questa maniera. Il difensore di Bertolaso ritiene che sia stato opportuno celebrare il processo per dimostrare l'insussistenza delle accuse. Sì, ma ha pesato secondo me la situazione di fatto che conclamava la sua innocenza. Io dico che forse questo è un processo che si poteva evitare da un canto. Dall'altro canto è bene che lo si è fatto perché abbiamo approfondito tutta la situazione e avendola approfondita siamo pervenuti a una soluzione. No, i giudizi, non ho doti divinatoria, quindi i giudizi non sono mai prevedibili. Poi vi dico, quella è una scelta tecnica di cui mi assumo io la responsabilità. Dunque, quanto accaduto ieri pomeriggio all'Aquila, adesso andiamo a vedere la pagina Abruzzo del centro sanità, accordo regione Federfarma Sofarm, ticket e visite, stop alle file, la rivoluzione è in farmacia. A partire dal 2017 sarà possibile effettuare prenotazioni e pagamenti senza rivolgersi al centro unico di prenotazione, al CUP. L'intesa vale anche per la distribuzione di particolari medicine. Intanto adesso parliamo di banche, il rebus delle acquisizioni, Carichieti, i sindacati tirano la volata a UBI, dicono ci dà più garanzie, un sì ad UBI Banca ed un no ad altri acquirenti arriva proprio dai sindacati per quanto riguarda l'acquisizione della Carichieti, una delle quattro good bank per le quali la BCE, la Banca Centrale Europea, ha concesso la proroga tecnica alla scadenza caduta ieri sulla vendita dei quattro istituti che vi ricordo sono Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. Nel taglio basso la guerra sull'acqua di canistro, Santa Croce lunedì riconsegna la sorgente alla regione. Siamo stati disponibili e siamo disponibili a riconsegna alla regione della sorgente che si trova ad alcuni chilometri, non è certo dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua Santa Croce che insieme al marchio sono di nostra proprietà. Così l'ingegnere molisano Camillo Colella, patron della sorgente Santa Croce S.P.A. Andiamo adesso sulle pagine di Pescara del centro. Sicurezza stradale, vigili in moto contro chi guida e telefona. Da lunedì scattano nuovi controlli per scoprire chi usa il cellulare in auto. La municipale, troppi incidenti, tolleranza zero. Andiamo ancora avanti. Un'altra notizia di cronaca. Licenziato il vigile urbano pescatore, cacciato dal comune Pasquale Solari, accusato di assenteismo. La procura chiude l'inchiesta e lo accusa di truffa. Ricorderete la vicenda che riguarda questo maresciallo dei vigili urbani di 61 anni che è stato ritratto in un'indagine della Guardia di Finanza mentre andava a pesca oppure giocava al videopoker durante l'orario di lavoro. Un'altra notizia di cronaca, ruba in villetta acciuffata dopo la fuga, una macedone di 26 anni arrestata dalla polizia. Andiamo avanti, Viale Pindaro, incanto per coprire i debiti, la palestra va all'asta per 27.000 euro, venduti i beni del centro Pe Fitness per un affitto di 150.000 euro non pagato a Di Vincenzo, due fratelli fanno l'affare. Nel taglio basso, affido familiare, un mese di eventi, domani al via gli appuntamenti, incontri, testimonianze, teatro e cinema per questa
manifestazione. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale. Nonno ascoltami, la campagna traffico, cuffiette, disco, pescaresi sordi già a 35 anni, secondo il centro audiologico della ASL, sempre più giovani colpiti da deficit di udito e 2 over 65 su 3 hanno disturbi. Domani controlli gratuiti in piazza Salotto per la ormai tradizionale campagna Nonno ascoltami. Passiamo alla Capitaneria di Porto che ha fatto il bilancio dell'operazione Mare Sicuro 2016. Estate con 16 annegamenti, la gente rischia troppo. Moretti, il direttore marittimo, dimezzati i decessi rispetto al 2015, insisteremo con la prevenzione, in calo anche le multe, tante le richieste di soccorso per avaria al motore. Andiamo a seguire l'intervista a Moretti realizzata da Paolo Renzetti. Comandante, operazione Mare Sicuro 2016, numeri positivi, la bella notizia è che ci sono stati comunque meno decessi rispetto all'anno scorso, sono sempre tanti, però evidentemente l'attività di prevenzione sta funzionando. Certo, anche un solo decesso non è un dato negativo, se uno lo vede dal punto di vista ovviamente umano, e quello è l'unico secondo me punto di vista che uno deve avere. Però se lo analizza questo dato raffrontandolo ai numeri degli anni precedenti, ovviamente una diminuzione del numero dei decessi è comunque un risultato positivo, però bisogna ancora lavorare per arrivare, non dico allo zero, ma più vicino ci si arriva e meglio è per tutti. Rispetto allo scorso anno i numeri cosa dicono per quanto riguarda il 2016? I numeri dicono che sono sostanzialmente positivi, nel senso che c'è una diminuzione per tutti quelli che sono i numeri negativi. E appunto mi riferisco non soltanto ai decessi, ma anche al tipo di verbali che vengono, al tipo di sanzioni, al numero delle sanzioni. E sta a significare che c'è una maggiore consapevolezza sicuramente da parte di chi va al mare o di chi va in mare con la barca per diporto, della necessità di andarci preparati, non andare così all'avventura, non sottovalutare i pericoli che il mare può costituire, può presentare. E dall'altra parte sta a significare che forse la campagna di prevenzione che stiamo costantemente attuando dappertutto, non solo qui a Pescara, ma proprio come politica generale del corpo delle capitanerie e guardia costiera, sta dando evidentemente i suoi frutti. Oggi riapre la piscina provinciale a Pescara, due giorni di festa per presentare le nuove attività e in vasca arrivano i campioni, cerimonia di inaugurazione alle 9.30 di questa mattina per la piscina annessa all'Istituto Superiore Volta. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, rimpasto vicino alla svolta, Civitarese è pronto a dire sì, il docente universitario sarebbe disponibile ad accettare l'incarico nella giunta Alessandrini, via libera anche alla Scotolati, ma resta irrisolta la sostituzione della Teodoro. Le ipotesi sono di un'uscita dell'assessore Sandra Santavena o di Laura Di Pietro, Veronica Teodoro e Giuliano Deodati oppure Adelchi Sulpizio. Chi dovrebbe entrare? Loredana Scotolati, Stefano Matteucci Civitarese, le deleghe potrebbero essere edilizia, politiche sociali ed urbanistica. Queste le ipotesi del Centro. Intanto il centrodestra attacca il sindaco, Alessandrini ha fallito, ora si dimetta. Andiamo sul Messaggero rapidissimamente per le altre notizie di Pescara. Ritroviamo ancora la notizia del rimpasto di giunta. Civitarese ha detto sì, Alessandrini prepara il rilancio, a fargli posto in giunta sarà uno fra Diodati e Sulpizio, l'edilizia la Scotolati, fuori Santavenere e Teodoro. Queste insomma le ipotesi del Messaggero. A inizio della prossima settimana sapremo cosa ha deciso il sindaco. La città è ferma, parla l'opposizione, a fondo del centrodestra, il sindaco deve dimettere. Notizie ancora le abbiamo già viste, il comune licenzia il vigile assenteista in Mare Sicuro. Invece andiamo su quest'altra notizia che riguarda la ICO, stoppa la mobilità, si apre uno spiraglio nella crisi della ICO e possiamo vedere le immagini del tavolo di ieri nella sede dell'assessorato
alle attività produttive di Pescara. La schiarita nell'incontro, due settimane decisive per il futuro dei 90 lavoratori della ex Kimberly Clark. Ammortizzatori sociali e ricerca di acquirenti tra le ipotesi al vaglio di azienda e sindacati, che appunto ieri si sono incontrati per stabilire il futuro dello stabilimento di Alanno. Ogni decisione rinviata al prossimo tavolo tecnico che si terrà a Pescara nella sede di via Passo Lanciano, la stessa delle immagini, lunedì 10 ottobre, preceduto da un ulteriore incontro fissato per il 7 nella sede di Confindustria. Dunque soluzione tampone per la ICO. Adesso possiamo tornare in studio e andiamo a vedere altre notizie dalle altre province. Dall'Aquilano ritroviamo la notizia che riguarda la Grandi Rischi bis. Nella prossima pagina invece un'inchiesta che riguarda il sindaco Massimo Cialente: se avessi portato le carte la vicenda si sarebbe chiarita. Questo è il commento del sindaco dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura in merito al caso dei SAL. Anche il dirigente Fabrizio De Carolis è coinvolto nelle intercettazioni, si parla di pagare metà della cifra. Di spalla ASL Tordera, presto il nuovo direttore amministrativo. E poi ricostruzione ancora polemica, l'attacco di Ferella all'interno del Partito Democratico. Nel taglio basso, Iemon Nanzi, la visita al proprietario dello storico Hotel Roma di Amatrice. Il gruppo Aquilano gli consegna una brocca recuperata dopo il sisma. Andiamo sulle pagine di Avezzano Sulmona: coltellato dalla figlia, finisce a giudizio, la vittima è un imprenditore 62enne, Leo Giampietro, il vero motivo dell'aggressione è denunciato dalla moglie, adesso per lui ci sono le imputazioni di violenza privata, maltrattamenti e violazione degli obblighi familiari. Per la ragazza di 18 anni resta il procedimento per lesioni gravissime, non si sono più visti dallo scorso anno. Droga nel fucino, cominciati gli interrogatori per quanto riguarda l'inchiesta per il campo di marijuana sequestrato, 6 tonnellate di marijuana, un ettaro di coltivazione, veramente una maxi operazione questa antidroga. Sulmona, la forestale denuncia invece due autodemolitori, avevano occupato anche una parte dei terreni comunali attraversata da una condotta idrica. Nel taglio basso, ad Avezzano, svaligiata di notte la libreria La Sorgente. A Sulmona, progetto Capograssi per salvare il tribunale, obiettivo la smart city giudiziaria, modello in tutta Italia. E poi ad Avezzano, Parco dei Letterati, Corbi Esposito e Liberale, poi De Cesare, commissione subito per la piscina ad Avezzano. Andiamo a vedere anche le altre notizie da Chieti. Caro governatore, il Maruccino è nelle tue mani, Di Primio scrive ad Alfonso, senza il contributo promesso è a rischio la stagione del bicentenario già programmata. Questo per quanto riguarda il Teatro Maruccino. Giorgi Contati per la variazione di bilancio sullo sfondo, le tensioni per il caso ACA. Formì Confartigianato lancia l'Accademia dei Mestieri, oggi si inaugura al centro il Centauro. Nel taglio basso, Vasto, morte di due giovani vastesi, super perizia sul guardrail. Fondo Valle Sangro, espropri per la realizzazione dell'ultimo tratto. E a Ortona, Di Maio in piazza con i 5 Stelle per dire no al deposito di GPL. Abbiamo visto, e la vediamo in questo istante, la pagina di Teramo del Messaggero. Adesso apriamo la città per andare a vedere le altre notizie da Teramo. Partiamo dall'inchiesta sul 19enne morto nel sonno per un infarto, problemi alimentari negli ultimi tempi, il ragazzo era dimagrito in maniera vistosa, il PM vuole sapere se era seguito da uno specialista, la magistratura come detto ha avviato gli accertamenti sullo stato di salute del teramano Riccardo Tomarelli. Andiamo avanti. Scuola in procura, le firme lievitano a 916. Il comitato dei genitori presenta un triplice esposto sulla sicurezza degli edifici in caso di terremoto. E in guardia di finanza, mela secca al comando della polizia tributaria.
L'area Villeroi, il lotto più grande al gruppo Oasi, l'ex consorzio industriale vende i capannoni della Gammarana, saltata l'asta per la palazzina di Teleponte. Fumata nera, nessuna offerta per il lotto della palazzina della televisione che ora sarà di nuovo messa all'asta. Degrado nei quartieri tra Esposti e Politica, anfiteatro Colle Parco, San Nicolò a Tordino e Castrogno, protestano comitati politici e polizia penitenziaria per lo stato dei quartieri periferici di Teramo. Ricorrenti chiamate a raccolta dalla UIL, polemiche sul concorsone della ASL, lunedì appuntamento alla sala polifunzionale. Andiamo ancora avanti, in provincia minaccia al distributore, si segue la pista locale, nei filmati delle telecamere si nota una sagoma spargere il gasolio e lasciare lo stoppino a terra, le indagini coordinate dal PM Davide Rosati e portate avanti dai carabinieri si stanno muovendo ascoltando diverse persone del paese, anche se la vittima ha riferito di non aver mai ricevuto minacce di alcun tipo. E poi Sant'Egidio, le scuole sono tutte agibili, il sindaco Rando Angelini risponde ai nuovi dubbi sollevati dai genitori, dubbi come vedete che riguardano un po' tutti i comuni. Martinsicuro, pulizia dei fossi, il comune chiede aiuto ai cittadini, mancano le risorse, messa l'ordinanza per la manutenzione. Ad Alba Adriatica, bimbo di 2 anni resta solo alla Bambinopoli, salvato dai carabinieri, c'era stato un equivoco tra la nonna e la madre. L'incontro, centinaia di imprese interessate ai finanziamenti per l'area di crisi complessa Vibrata Piceno. Il caldaista assassino chiede lo sconto, gli avvocati di Di Silvestre presentano la richiesta di rito abbreviato, l'accusa per il 60enne di omicidio per l'accoltellamento di Paolo Cialini dopo una lite in strada. I controlli con lo street control, 30 macchine fuori legge beccate a Giulianova. Sempre da Giulianova, Giada Pigliacelli lascia il posto in consiglio, al suo posto subentra D'Emilio. E poi gli asili aperti più a lungo e durante le festività, l'amministrazione comunale intercetta 65.000 euro per allungare le attività degli asili nido. Andiamo a vedere anche la pagina di Roseto Pineto a Tre Silvi. Grasciano, aperto il cantiere della fabbrica di cucine, ruspinazione lungo la Teramo Mare per il nuovo polo produttivo. Ora ci occupiamo dello sport, tornando sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport e ovviamente fare i puntati sulla partita di questo pomeriggio all'Adriatico. Ci prova Manai, Oddo all'assalto del Chievo con il giovane centravanti, in attacco anche Caprari e Benali dietro all'albanese, Crescenzi al posto di Zampano. Il tecnico biancazzurro, è la partita più difficile che ci poteva capitare, ma vogliamo i 3 punti. L'albanese a caccia del terzo gol. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni prima di ascoltare il tecnico Oddo. Il Pescara dovrebbe andare in campo con Bizzarri tra i pali, Crescenzi, Campagnaro, Fornasiera e Biraghi in difesa, Memusciai, Brugman e Verre a centrocampo, Benali, Caprari e Manai in attacco. Il Chievo con Sorrentino in porta, Gobbi, Dainelli, Cesare, Frey in difesa, Etemai, Radovanovic e Castro a centrocampo, Birsa dietro le 2 punte, Meggiorini e Inglese. Intanto è stata confermata la squalifica per Zampano, niente sconti, l'allenatore del Chievo Maran, la gara più dura da quando è iniziato il torneo, in attacco Meggiorini e l'ex pescarese inglese supportati da Birsa, out cacciatore, l'abbiamo visto prima nelle probabili formazioni. Adesso andiamo ad ascoltare Massimo Oddo. Ma io non do premi, i premi se li devono prendere loro quando vanno in campo. Io non do premi, io quando affronto una squadra vedo quali sono le caratteristiche, vedo che tipo di partita dobbiamo e possiamo fare e poi scelgo gli interpreti. A Genova dovevamo fare un certo tipo di partita, che abbiamo visto tutti, basata un pochino di più sulle ripartenze, e certo non è che riparti con Manai, riparti meglio con Caprari, riparti meglio con Mitrizza e altri giocatori che hanno altre caratteristiche. In questa partita abbiamo bisogno di cose diverse, oltre al fatto che poi lui sta bene, ma stava bene anche settimana scorsa, se non fosse stato bene di certo non l'avrei messo in campo.
E si tratta di un'ottima squadra che l'anno scorso ha fatto 56 punti, se non sbaglio, quindi una squadra che fa 56 punti ed è la stessa. E domani è una partita in cui affronti una squadra che sulla carta pensi che non sia come le prime, ma così non è, perché incontri una squadra forte. Il ritmo alto è una nostra prerogativa, è una squadra, la nostra è una squadra costruita sulla qualità, qualità che devi far fruttare avendo i ritmi alti, perché se hai ritmi bassi tu puoi avere tutta la qualità che vuoi, ma soprattutto contro una squadra come il Chievo, che è molto ben messa in campo e, come hai detto tu, è una squadra molto esperta, che capisce molto meglio di noi, se vogliamo, i momenti della partita, quando deve attaccare e quando si deve abbassare, e questo è frutto dell'esperienza. Tu devi per forza di cose sfruttare al massimo quelle che sono le tue qualità. La Lega Pro adesso con il Teramo, andiamo a leggere la notizia delle pagine della città. Teramo a caccia del primo successo esterno, alle 14.30 biancorossi di scena al Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Nofri dice banco di prova duro. Formazione confermata, l'11 che scenderà in campo sarà molto probabilmente quello visto sabato scorso al Bonolis contro il Fano. E allora andiamolo a vedere: Rossi in porta, Scipioni, Caidi, Speranza e Dorazio in difesa, Petrella, Steffè, Ilari e Boulevardi a centrocampo, Jefferson e Sansovini in avanti. Queste le anticipazioni di Jacopo Forcella. Nel taglio basso, classifica bugiarda, il Sud Tirol è una squadra molto ben organizzata, l'analisi della squadra alto attesa di William Viali, che si affida al 4-3-3 e alle giocate del centravanti Liozzi. Torniamo adesso invece sul quotidiano Il Centro, ancora dalle pagine dell'Abruzzo Sport. Andiamo a vedere la Serie D. Chieti, altre vertenze del grosso preso in giro da Pomponi. L'ex capitano neroverde si sfoga, sono in credito di 5 mesi, Giacomini vuole risolvere, mercato buchi al Monticelli. Questo per quanto riguarda la Serie D. Ancora l'Aquila vola ad Arzachena, Vastese, ecco Bartoli, oggi alle 14.30 prenderà il volo da Roma per Olbia per la trasferta di Arzachena, l'Aquila Calcio. E poi ci sono anche le altre: Avezzano, Vastese, Pineto e San Nicolò. Andiamo avanti. Roseto di Paolo Antonio a Verona, un match duro per il basket di A2, il coach, peccato per Martin, poteva essere un buon inserimento. Briggs è andato via perché non convinceva, soprattutto nella solidità difensiva. Ancora basket, Sergio, la Fortitudo per battere la Proger dovrà sudare molto. Nicolai abbraccia i bambini di Ortona, l'argento olimpico di beach volley con gli alunni dell'Istituto San Leonardo. E nel taglio basso, in evidenza la Di Benedetto Thierry Nudi al triathlon superlungo, brillano le abruzzesi. E poi il rugby, oltre l'Aquila e Gran Sasso in campo la B, la C1 e la A donne. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 termina qui e tornerà lunedì alle ore 7. La nostra informazione invece oggi con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Oggi ovviamente c'è anche diretta stadio per seguire la partita del Pescara, e dunque l'edizione delle 19 del telegiornale sarà un'edizione ridotta per lasciare spazio alla cronaca della partita. Grazie ancora per averci seguito anche questa mattina, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.